Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi mi sono trasformata in una parrucchiera. Sì, infatti siamo nel bagno, proprio perché oggi mi affido alle sue mani da parrucchiera, ovviamente non per professione. Molto fai da te, ma non è la prima volta, no, devo dire, no, che mi taglio i capelli. Con questa tecnica di oggi, in realtà, non ho mai provato, avevamo provato con la tecnica della coda. E devo dire che il risultato era ottimo. Esatto, però con la tecnica della coda vengono più scalati. Sì. Invece con questa tecnica qui, che ho provato ovviamente prima su di me, prima di sperimentare. Non voglio essere la cavia. Sono la cavia di me stessa. Bravo, mi sembra giusto. Niente, andiamo a provare questa nuova tecnica. Non c'è coda, direttamente con capelli slegati, senza coda, capelli bagnati, perché la tecnica della coda invece si fa a capelli asciutti. Quindi oggi iniziamo, direi, con un po' di coccole, le faccio lo shampoo, poi vi faremo vedere man mano quello che vado a fare per tagliarle. Lì non verranno tanto scalati quanto retti, soprattutto ovviamente nel punto finale, perché la scalatura ovviamente rimarrà, perché i capelli che ha attualmente sono scalati, ma man mano ma tanto voglio giusto togliere leggermente, tagliare leggermente le puntine, punte. Togliere appunto le doppie punte che si sono create, perché sono sicuramente almeno 6 mesi che non li taglio. L'ultima volta li ho tagliati da sola. E quindi questa volta approfitto. Ne approfitta della sorella. Di farmi fare anche delle coccole. Quindi esatto. Direi di iniziare. Iniziamo. Ok, sciampetto fatto. Adesso sono tutta tua. Allora, iniziamo mettendo la mantellina. I capelli non vanno mai frizionati, ma tamponati, perché soprattutto da bagnati i capelli sono molto 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 delicati. Quindi tampono. Seconda cosa che faccio è pettinarli molto delicatamente. Se il pettine mi fa resistenza, stacco il pettine e continuo da sopra, così per tutta la testa. A questo punto prendo il naso come riferimento del centro, tu stai con la testa dritta e tiro una riga centrale e divido quindi a metà i capelli. Allora, dopo aver diviso a metà i capelli, li ripettino in modo tale da portarneli tutti da un lato e dall'altro. Io credo che questo metodo sia veramente veramente semplice per tagliare i capelli in casa. Io in questo periodo abbiamo un po' inventato tutti il modo di tagliarci i capelli. Adesso prendo questi elastici, questi piccolini, che poi sono anche semplici da togliere. Tu devi rimanere sempre ferma, aspetta. Io sono ferma e muta, tra l'altro. Io andiamo a fare delle codine. Io spero che tagliandoli un pochetto crescano un pochino, perché si è proprio bloccata. Ho notato che arrivo a un certo punto che ho proprio bisogno di tagliarli, perché la crescita, proprio vedo che crescono dall'alto, perché ovviamente facendo anche la tinta si vede proprio la ricrescita, però nelle lunghezze me li vedo sempre poi che si fermano, ovviamente secondo me perché a un certo punto si spezzano, no? Sì, certo. E quindi anche se forse apparentemente non sono rovinati, perché tra l'altro sto cercando di curarli il più possibile,
Però ci serve tagliarli. Assolutamente. Speriamo che con questo taglio poco, ovviamente poco, Sì, sì, stai tranquilla. Pochissimo. Spero che mi crescano. Pochissimo, ho aggiunto un caschetto. No. Sarò carina con i codini. Sì, bellissimo. Ok. Fatte le due codine, ripettino questa parte di sotto, prendo un altro elastico e lo metto esattamente in mezzo alla codina. Quindi nel nostro caso qua. Questo mi serve per bloccare i capelli di sopra. Così non si muovono, Esatto. A te sono cresciuti da quando li ho tagliati? Sì, tantissimo. Molto. Sì. Infatti dovrei un pochino, ma proprio giusto le punte, giusto per ridargli un po' di vitalità. Sì, sì. Un pochino ti sono, cioè ti sono cresciuti tanto rispetto a me che invece mi si è un po' bloccata in realtà. La crescita. Sì, è vero. È ovvio che non essendo parrucchiera è un metodo fai da te questo, è logico che se un parrucchiere dovesse mai vedere quello che sto facendo, quindi zia, io non sono parrucchiera ma ci provo. Ok, quindi fatte le due codine, a questo punto l'ultimo elastico lo andiamo a mettere nel punto in cui vogliamo tagliare. Quindi tu devi stare ferma, però io ti taglierei così. Sì, non di più. Ok, ferma, ho gli occhi abbassati. Ma con gli occhi posso muovere? No, stanno uscendo dal naso. Volevo guardare quanto hai deciso di tagliare. In realtà i parrucchieri, è vero, tendono sempre a tagliare tanto. Cioè il tuo poco per loro è tanto comunque. Sì, sì. Mi raccomando, soltanto le punte. Sì, poi ti ritrovi con i capelli alla spalla. Ovviamente devono essere messi alla stessa altezza, quindi io provo a portarmeli accanto, sì, ok. Adesso passiamo al taglio, quindi noi usiamo ovviamente delle forbici, sono forbici proprio da taglio per capelli, quindi nel momento in cui sono fissati i capelli, sono fermi, tu ti puoi muovere, puoi fare quello che vuoi, e possiamo portarceli su. E cosa vado a fare? All'altezza del codino li blocco e taglio. Ovviamente questo è il primo taglio che vado a fare, quindi molto. Okay. Poi si perfeziona, ciao! Ovvio! Ok, arrivato a questo punto, la bellezza di questi elastici è perché, vabbè, questi qua li togliamo così molto semplicemente, ma gli altri adesso li vado a tagliare anziché a tirarli a tutti i capelli. Grazie. Tanto sono fatti apposta questi elastici. Arrivato a questo punto, la faccio come con le parrucchiere. Arrivato a questo punto, mi prendo un elastico, prendo il pettine, tieni l'elastico per favore, e porto i capelli in avanti legandoli proprio, tu mettiti col mento dritto, dritto. Ok, quindi li ripettino sempre con la riga in mezzo. Come punto di riferimento mi prendo il mento e li leggo in mezzo. Ok. Così mi aiuto con le dita e tolgo proprio, cerco di farli tutti il più dritto possibile.
quindi a questo punto sono tagliati, ovviamente cerco di renderli ora un pochino più di sistemarli, no? Di non lasciarli proprio totalmente retti, quindi di dargli un po' di movimento, diamo un po' di gioco ai capelli, molto semplicemente andando a totalmente a caso a tagliare sotto. Allora, adesso prima di continuare li vado ad asciugare, li vado a piastrare e dopodiché finiamo appunto il lavoro. Allora, capelli piastrati, sono belli, sono, cioè si vede proprio che sono più sani. È ovvio che la scalatura, perché la scalatura era molto importante comunque, nel senso che non era una scala tipo così, era una scalatura molto alta, ci sarà per un po', rimarrà, quindi ovviamente se avessi dovuto farle un taglio retto avrei dovuto tagliarli qua. No, quindi no. No. E non sono una parrucchiera, quindi non me la sento. No, quindi no, ecco. Arrivata a questo punto, io per vedere che siano da asciutti ovviamente, controllo a ciocche, quindi prendo la prima ciocca e tu col mento sempre dritto. Ferma, immobile, sembra una mummia io in questo video. Me li porto in fondo e taglio proprio. Prendo, quindi faccio rivedere, intanto mi prendo come riferimento la ciocca che ho appena sistemato, prendo la ciocca accanto, vado alla fine, non rimango dritta ma mi metto con le dita un po' oblique, questo è giusto per togliere tutti questi sfilaccetti di sotto. Ok, e continuo così per tutta la lunghezza. Ok, adesso me li porto tutti dietro, vedo se c'è qualcosina da sistemare. Tu sempre testa dritta. Sono talmente rilassata che mi sta calando la parte. Ok, io adesso scompaio. Ok, taglio finito. Intanto per vedermi posso rimettere gli occhiali? Sì. Ok, grazie. Mi posso smantellare? Smantellati. Doppio mantellino. Wow, sono corti. No. Sono, no, è il taglio che è diverso, però sì, mi piacciono. Vero? Sembri sì, più giovane. Grazie, è vero. Si ringiovanisce. Il taglio retto effettivamente ringiovanisce. Vabbè, comunque l'Iban te lo lascio all'ingresso. Proprio in contanti. Vabbè. Ok, io torno ad essere una semplice sorella e non più parrucchiera. Belli, mi sono piaciuti. Ci voleva tanto. Ma anche sembra in realtà pochi. ne abbiamo tagliati pochi. Il problema è che avendoli scalati avendo cambiato totalmente tipo di taglio, anche io quando li ho tagliati partivo da uno scalato e ho fatto il retto e quindi mi è sembrato proprio... No, ma mi piacciono, ci voleva. Fatemi sapere se vi piacciono, se conoscevate la questa mia tecnica, la mia parrucchiera, se volete vi do l'indirizzo. No. No. La voglio.
E va bene, insomma, con un nuovo look e con una nuova versione Sharon la parrucchiera, vi salutiamo, vi mandiamo un grande bacione, un abbraccio. Prima di chiudere vi ricordiamo come sempre, ricordatevi, se vi fa piacere, iscrivetevi al nostro canale e attivate la campanellina per non perdervi nessuno dei nostri video. Lasciateci un pollicino in su, ci fa tanto piacere sapere che i nostri video vi piacciono. Lasciateci anche un commentino e fateci sapere, ci fa sempre tanto piacere, fatevi sentire, a noi fa solamente tanto tanto piacere. Grazie, vi mandiamo di nuovo un grande bacio. Ciao! Ciao.